Alle mie spalle ci sono i calchi facciali famosi, emblematici, molto suggestivi di Lidio Cipriani, un antropologo che li raccolse negli anni 30 e fu, ricordiamo, uno dei firmatari del famigerato Manifesto della razza del 1938. Perché ho scelto questo luogo e questa associazione? Perché dobbiamo dedicare una tappa del nostro viaggio nell'evoluzione umana al tema delle razze umane. E questo perché c'è stato, come succede sempre, è bello nella scienza, un cambiamento di prospettiva, nel senso che fino a qualche decennio fa esisteva un modello dell'evoluzione umana che veniva chiamata evoluzione multiregionale, che prevedeva soltanto una grande uscita dall'Africa, avvenuta 2 milioni di anni fa, la prima Out of Africa, e poi prevedeva che a partire da questa prima espansione euroasiatica le forme umane si fossero succedute l'una dopo l'altra, quindi l'Erectus, poi la fase neandertaliana e infine la fase Sapiens, la nostra, in parallelo in regioni diverse una dall'altra, una sorta di evoluzione a candelabro, molto graduale, molto lenta, con questi ceppi regionali che rimangono separati, salvo avere uno scambio continuo genetico, altrimenti sarebbero diventate specie distinte. Questa visione giustificava l'esistenza delle razze umane, perché avrebbe voluto dire che, per esempio, un europeo, un africano e un cinese di oggi erano separati da 2 milioni di anni di storia evolutiva. E quindi, diciamo, questo modello, pur non essendo necessariamente razzista, ovviamente, però supponeva l'esistenza delle razze umane. Questo modello noi sappiamo che è sbagliato, perché tutta una serie di dati archeologici, paleontologici, ma soprattutto genetici degli ultimi ormai 30-40 anni, ha mostrato che è successo qualcosa di molto diverso, e cioè che Homo sapiens, come abbiamo già visto e detto, nasce da una migrazione recente, da una terza Out of Africa. Noi oggi sappiamo che Homo sapiens è una specie molto giovane e che quando è uscita dall'Africa ha incontrato i discendenti di tutte, in particolare delle due grandi migrazioni precedenti. Quindi si chiama modello appunto Out of Africa, in particolare multiple Out of Africa, cioè queste migrazioni che si sono succedute tutte a partire dall'Africa. Se quindi Homo sapiens, noi, siamo una specie molto giovane che ha avuto un'origine unica, africana, recente, e che poi dopo questa origine unica e recente si è anche molto spostata, quindi molto mobile e promiscua, questo significa che non c'è stato né il tempo né il modo per sviluppare delle razze umane. Le razze sono delle specie incipienti, sono delle popolazioni che si dividono da un punto di vista fisico, biologico, ma soprattutto genetico in popolazioni sempre più diverse che poi diventano sottospecie e specie. Questa è la definizione zoologica che si applica molto male, anzi non si applica alla specie umana. Ora, quando noi guardiamo come è distribuita la variabilità genetica umana, vediamo innanzitutto che è bassissima, il che riprova che siamo una specie molto giovane, che è in gran parte africana, quindi vuol dire che siamo nati da lì, e poi mano a mano che ci si allontana dall'Africa, questa è stata una delle ultime scoperte bellissime di Luigi Luca Cavalli Sforza, questa variabilità genetica umana media diminuisce sempre di più, per un effetto che si chiama effetto del fondatore, un effetto di deriva genetica, che riduce la variabilità genetica mano a mano che ci si allontana di piccolo gruppo in piccolo gruppo. Gli africani di oggi, in particolare le popolazioni dell'Africa meridionale, cacciatori e raccoglitori Khoisan, sono quelle che hanno, pur essendo comunque molto bassa, la maggiore variabilità genetica. Quindi probabilmente sono le popolazioni più vicine al ceppo di origine, cioè i cui antenati sono più vicini al tronco da cui è partito tutto l'albero della diversità dei popoli della Terra. Non sono ovviamente popolazioni primordiali o antiche, sono moderne come noi, ma sono più vicine al punto di origine. Insomma, tutte queste ragioni ci portano a pensare che le razze umane sia un concetto sbagliato e quindi niente di che, succede che anziché usare il termine razza umana è meglio usare il termine popolo, popolazione. Ora, su questo tema si sono sviluppate molte polemiche, molti dibattiti anche recenti. Due fraintendimenti da evitare. Dire che non esistono le razze umane significa dire che siamo tutti uguali?
No, assolutamente, perché è evidente che siamo diversi, ma dove e come siamo diversi? Questo è il punto. La diversità tra due esseri umani è prevalentemente di tipo individuale, cioè sono diverso io in quanto soggetto singolo rispetto a un altro soggetto. E soltanto una minoranza della variabilità genetica media è dovuta all'origine geografica mia, cioè di dove sono nato, se i miei genitori sono nati in Europa oppure se sono di origine africana recente. Quindi non vuol dire che siamo tutti uguali, vuol dire che siamo tutti parenti e tutti africani e tutti differenti singolarmente. Altro fraintendimento da evitare. Noi stiamo dicendo questa cosa, che non esistono le razze umane perché non vogliamo essere razzisti? Naturalmente non è questo il motivo, perché, ripeto, anche un antropologo che dovesse sostenere l'esistenza delle razze non per questo è razzista. Però attenzione, non è che noi stiamo dicendo che le razze umane non esistono perché vogliamo essere politically correct. Noi diciamo che le razze umane non esistono perché la storia umana ci insegna questo, perché siamo una specie appunto promiscua, migrante e soprattutto una specie molto giovane e africana. Quindi sono delle ragioni sperimentali, delle ragioni tecniche, se vogliamo, delle ragioni empiriche, oggettive, che ci fanno dire che le razze in biologia esistono nei cani e nei cavalli, sono razze artificiali, oppure nelle specie che hanno delle tante sottospecie incipienti, ma nel caso specifico di Homo sapiens non si applica questo concetto, anche se qualche piccola differenza genetica media c'è tra due popolazioni umane prese in due, considerate in due posti diversi dal mondo. Ma il punto fondamentale è che la diversità umana si distribuisce in modo continuo, cioè spalmata in modo continuo ed è prevalentemente di tipo individuale. Dopodiché, noi sappiamo che la scienza non vive nel vuoto, non è in una torre d'avorio, ma è in relazione con la società ed è immersa nella società. Abbiamo citato prima il Manifesto della razza del 1938 e sappiamo che è un'infamia, diciamo, della storia della scienza italiana, e sappiamo anche che molte posizioni razziste in passato hanno usato proprio argomenti biologici, perché faceva comodo, perché quando io mi riferisco alla biologia e ai geni, le persone sono portate a credermi, perché quelli sono dati che consideriamo attendibili e importanti. E allora scoprire che le razze umane sul piano biologico e genetico non esistono, ma che il razzismo invece purtroppo esiste ed è molto radicato nella nostra mente, quantomeno toglie l'argomento biologico e genetico ai razzisti di oggi, che quindi possono essere razzisti purtroppo per i loro motivi, che ne so, culturali e cognitivi, ma quantomeno devono smetterla di usare argomenti biologici e genetici per sostenere l'esistenza delle razze umane. E già questo, io penso, sia un piccolo contributo culturale che la ricerca antropologica può dare al dibattito contemporaneo. Thank you.